Buongiorno ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Nerdville Show. Stavo per dire pezzi di nerd, mi sto anche confondendo con i programmi. Di Nerdville Show, lo show dove la cultura nerd regna sovrana. Intanto saluto tutti quelli che si stanno collegando e andiamo subito a presentare l'ospite che ci accompagnerà oggi. È stato qui la settimana scorsa e ci torna a trovare molto volentieri. Che vuoi un buon Matteo, detto Secco, buongiorno. No, buongiorno, grazie per l'invito. Quindi possiamo dire che è il martedì secco. Martedì secco. Esatto, martedì secco. Allora, Matteo, vista la prematura scomparsa di Sam Lloyd, non potevo fare una puntata interamente dedicata a Scrubs, dove lui interpretava Ted, l'avvocato. Che ricordi hai di lui e della serie in generale? Ma guarda, allora, in realtà quel personaggio è molto probabilmente per tantissimi il personaggio preferito. Perché in realtà è partito in sordina e poi si è guadagnato sempre più spazio. Che in realtà l'attore, come lo impersonava, era qualcosa di... era proprio divertente da guardare, capito? Anche se faceva il personaggio proprio sfigato, triste, capito? Però gli dava quel piglio che non poteva che metterti di simpatia. Poi il suo gruppo vocale che andava a cappella, se non sbaglio, quello... lui aveva davvero un gruppo che, esatto, che sì, cantava... sì. Ma penso che erano loro. Sì, erano loro. Erano proprio loro. Quindi è una cosa bellissima, insomma, divertentissimo. E io ho dei bei ricordi, a parte che in teoria doveva comparire poche puntate, insomma, si vedeva, però era talmente amato che è stato portato avanti, secondo me era il personaggio che più era complicato mettere in scena, perché questo qua era proprio veramente un disgraziato e secondo me Sam Lloyd l'ha interpretato magistralmente. No, ma infatti, ma considera che capita spesso nelle serie che alcuni personaggi che partono per essere, sai, delle comparse, poi si vede che hanno successo di pubblico e quindi li continuano a mettere più spesso. Perché e questo è il suo caso. Era un po' fantoziano, se diciamo, scusatemi sì. Il termine. Sì, no, è corretto, cioè nel senso. Prima ho usato il termine sfigato, che secondo me non è il termine corretto. Fantoziano in realtà è molto più adatto come termine, cioè non un personaggio negativo, ok, ma un personaggio che personifica dei difetti, ok? Quindi è proprio un carattere, come si dice in termine cinematografico, insomma, quindi è proprio un mettere sullo schermo determinate caratteristiche più che una persona reale, insomma, un po' come Fantozzi, capito, che rappresentava tutti i difetti dell'italiano medio di quegli anni. Sì, infatti, secondo me, mi ripeto, era quello più complicato da... anche perché se tu pensi a un personaggio come Cox, Dottor Cox, era facile insultare, era molto più... anche se lì aveva delle varie sfaccettature anche quello, però portare in scena un personaggio così triste, così cupo, così surreale, perché era veramente surreale questo personaggio, sì. Secondo me... valorizzato di più l'interpretazione. Intanto salutiamo la chat, che vedo Sean, ma vedo Dave, vedo Morella che dice che non posso crederci, sono riuscito ad arrivare durante una diretta, grazie mille, grazie. Abbiamo parlato del ricordo che abbiamo, ma che ricordo hai anche della serie in generale? Allora, io ho visto la prima puntata in diretta quando l'hanno trasmessa la prima volta su MTV, ma tipo che poteva essere, non ricordo se era 2000-2001, insomma, intorno a quel periodo là, sicuramente quegli anni lì, massimo 2002, ma non mi ricordo la data precisa. E quindi sono stato uno dei primi, si può dire, a scoprire la serie e a vederla. E che ricordo? Guarda, io considero ad oggi solo due serie perfette, cioè che sono effettivamente le mie serie preferite, che sono Scrubs e Boys, ok? Secondo me sono le due facce della stessa medaglia. Scrubs ha fatto scuola fondamentalmente, perché da lì sono nate tutta una serie di impostazioni che mettevano su schermo,
che appunto sono state mutuate dalle varie puntate di Scrubs. Poi un altro ricordo forte che ho è la colonna sonora, ok? Ogni puntata aveva almeno una canzone bellissima. Io mi ero fatto poi le compilation, cioè io andavo a ricercare, e Scraps aveva proprio il sito suo ufficiale dove metteva tutte le canzoni che poi venivano mandate durante la serie. Quindi io poi mi ricercavo tutte quante le canzoni e me le ascoltavo, perché erano proprio belle canzoni pop di quegli anni. Sì, io anch'io come te l'ho guardata su MTV la prima volta. Poi MTV era la rete trasgressiva, se diciamo, sì. Diciamoci, perché era quella dove trasmetteva serie, poi c'erano anime e poi c'erano tutti i videoclip. Era prevalentemente per i videoclip musicali, però c'era questa sorta di serata a tema con serie, anime, e Scraps era una di queste, ed era un po' trasgressivo guardare MTV perché era un po' di nicchia. Uno pensava che magari vado a vedere il video perché guardi le serie di MTV, fanno schifo, e invece Scraps era la migliore che potevano mettere, ed era la sua collocazione, ed era la sua collocazione ideale. E io come ricordo è stato amore a prima vista, subito. Poi vedere una comedy, cioè io dicevo prima telefilm quando ero un po' più giovane, telefilm sì. Ambientato in un ospedale, non si vedeva, a parte adesso il Grey's Anatomy che è diventato, sono tutti venuti dopo, sono arrivati molto prima di loro, e a me affascinava questa ambientazione ospedaliera in chiave comica, perché bene o male in chiave comica, quando c'erano quelle puntate che ti facevano frantumare il cuore, perché alcune puntate veramente sono sì. toccanti in una sì. maniera, e ci rimasi basito, e io avevo un fascino e un'ammirazione per questa serie che non avete idea. Intanto vedo che anche sì, vai. No, volevo dire che lì è semplicemente il discorso di chi sa scrivere la sceneggiatura e chi no. Cioè là è davvero tutto un discorso di scrittura. Sì. Intanto Alessandro torna a trovarci in chat, spettatore della prima puntata, scuola di comedy pazzesca e colonna sonora incredibile. Peccato per l'ultima stagione non conforma alla magnificenza della saga. Ed è proprio questa la prossima domanda che volevo fare. Dopo la storia originale, conclusesi con l'ottava stagione, si è voluto fare una nona stagione, rinominata Mad School, come sorta di spin-off, soft reboot. Allora, il discorso è che se ne fa troppo un parlare di questa cosa. La Scrubs dura 8 stagioni, ok? È stato provato a fare questa nona stagione, che in realtà, presa a sé stante a livello estemporaneo come sitcom, io l'ho vista, cioè non è neanche così brutta, ok? E che non c'entra niente con la serie originale. Fondamentalmente il problema è quello. Poi per il resto è godibile, insomma, secondo me. L'errore grosso magari è stato di prendere delle trame che erano state brutalmente lasciate in sospeso con la fine dell'ottava stagione. Quello magari si poteva evitare. Quello, diciamo, è la cosa peggiore. Come serie a sé stante, alla fine, ripeto, non è così terribile come la si racconta. È una normalissima serie comedy, come ce ne stanno a decine in giro. È l'unico problema che si porta un peso troppo grande per quello che riesce a portare. Esatto, intanto Alessandro ci dice che il creatore Bill Lawrence, che ricordiamo è il creatore di Scraps, considera i fatti terminato Scraps con l'ultimo episodio dell'ottava stagione. Sai che cosa? È che era talmente poetico, abbiamo citato anche con la trilogia di Smetto Quando Voglio questo termine, considerando il finale, è talmente poetico che ripetere e ritirare fuori questi personaggi in una nuova stagione, la nona che c'è stata, secondo me hanno messo nell'immaginario collettivo dei fan che questa sarebbe stata comunque bene uno schifo. E no. Secondo me sì, anch'io io non l'ho trovata, cioè insomma si vedeva che aveva perso molto della sua poeticità
tornando. Sì, sì, beh, era una normale serie comedy, era... come ce ne stanno tante. Sì, e ce ne sono di molto peggio che sono andate avanti, sì, secondo me. Sì, sì. E questo è riprendere questi personaggi per molta gente, per molti fan, per i fan più accaniti, sicuramente è stato un duro trauma e vederli in questo contesto, ma secondo me non c'era nulla di male. Il casting è stato azzeccato, oppure avresti, sì, voluto vedere qualcun altro? No, non sotto questi punti di vista, a parte che Scrubs è proprio difficilmente criticabile da qualsiasi punto di vista, obiettivamente. Ma sotto questo punto di vista, anche lui, fondamentalmente, non ho mai pensato che potesse esserci qualcun altro al loro posto, nella maniera più assoluta. Non mi immagino nessuno. Anche perché anche le comparse, giusto quelli che facevano diciamo il ruolo di paziente dell'episodio, erano tutti funzionali. Cioè non, sì, ce n'era uno che sbagliava. Anche quel... dire, era davvero infarcito di The Star, anche sì, famoso. Sì, anche di prestigio. Ricordo Michael J. Fox, poi c'era Courtney Cox, che era la Monica di Friends, che dopo con Bill Lawrence ha fatto Cougar Town, mi sembra. Sì, sì, sì. Che è sempre una comedy, che poi ha usato altri suoi diciamo attori feticci della serie di Scrubs, come l'interprete di Jordan e anche Sam Lloyd, penso che sia apparso nella serie di Bill Lawrence, quella Cougar Town. Sì, sì, infatti. Pure Dan Graham ha fatto la dottoressa Molly, che pure è un'attrice, esatto, famosa. E... ma poi anche se ne sembra che stare che appaiono in una puntata o magari in qualche puntata. Come non mi ricordo come si chiama l'attore, quello famoso americano che fa l'ipocondriaco all'interno della serie, che è un attore in America è abbastanza conosciuto come attore. Sì, ho capito qual è. Non mi viene in mente, però ricordo anche Brendan Fraser, sì, sì. Ricordo Elizabeth Banks, che ha fatto, sì, la dottoressa. L'ipocondriaco non mi sfugge, ce l'ho sulla punta della lingua, ma mi sfugge. Sì, sì, poi quello in America è un attore abbastanza titolato, insomma, quindi. Sì, e dicevo che tornando sull'argomento della domanda, è che sì, qualsiasi guest star, qualsiasi comprimario, qualsiasi comparsa apparsa nella serie in un singolo episodio, secondo me era veramente azzeccata e funzionale per il motore che c'era dietro. Sì, sì. Poi uno dei punti forti della serie è sicuramente la chimica tra i personaggi di JD e Turk. Sei d'accordo? Sì. Sì, in realtà quello è proprio la bromance più grossa al mondo, fondamentalmente. In tutte quelle, io non mi ricordo all'interno di una serie un rapporto di amicizia così saldo e così forte, insomma, come quello messo su schermo. È davvero una cosa meravigliosa, non saprei neanche tanto cosa aggiungere, perché obiettivamente ci sono tantissime scene che li riguarda. A me viene in mente soprattutto la puntata, quella del My Musical, dove c'è la paziente che vede tutti quanti che cantano, che loro hanno una canzone dedicata proprio alla loro amicizia, insomma. Quella è sicuramente la cosa che mi viene in mente di primo acchito. Quindi non sai, cioè, un'altra serie, come dicevo, un'altra domanda, hai notato una chimica simile? Ci stavo pensando, però obiettivamente è così sui piedi, allora, di amici. Io te ne dico una, sì, che ho recuperato in tempi recenti, è Boy Meets World, Crescere che fatica. C'erano i due protagonisti, Corey e Sean, che avevano una pseudo chimica, la scena del matrimonio, che lui si sposava e l'ha voluto di fianco attaccato e guardava più lui che la moglie che stava sposando. È stata veramente vista quella serie. Da recuperare assolutamente. Ci ho fatto la recensione, la trovate
nell'altro canale oppure su YouTube, sempre nel mio canale. Anch'io, secondo me, la chimica fra i due personaggi di JD Turk, che poi a parte le esilaranti scene che mettevano insieme, perché lì c'era delle scene che erano stupende. Sì. Poi avevano questo cane impagliato che avevano, sì, basta citare Rowdy, mitico Rowdy. E poi, parlando dei comprimari, quale secondo te è quello scritto meglio? I comprimari, dici, del cast fisso? Sì. Allora, guarda, in realtà cioè è difficile sceglierne uno, perché fondamentalmente sono fatti tutti così bene, cioè nel senso, di prima chito ti verrebbe da citare sempre il dottor Cox, perché le sue scene sono esilaranti, però non lo voglio citare perché sarebbe banale, ok? Quindi io citerò, secondo me, Kelso, che secondo me è una personificazione soprattutto della sanità per come funziona in America, ok? Sì. È proprio... si vede quanto è difficile quel mestiere, quanto devi essere cattivo, ok, anche se non lo vuoi essere, in quelle situazioni, e quanto sia effettivamente sbagliato il sistema sanitario americano. Quindi in questo senso credo che quel personaggio lo identifichi in maniera perfetta. Io ti cito Carla, perché a parte che c'ho un'ammirazione per sia per il personaggio che per l'attrice, cioè lei era quella che lavorava già nell'ospedale, quella che si è, secondo me, quella che ha avuto il percorso un po' più diciamo trasposto meglio, cioè, anche altri sicuramente, però la morte della madre, il problema che non poteva avere figli subito e non riusciva ad avere figli, il diabete, poi citiamo il diabete che aveva Turk nella serie, e secondo me è quella che aveva più i piedi saldi per terra, insomma, quella che riusciva, sì, era un po' una bussola morale di tutti, e secondo me grazie anche all'interpretazione di dell'attrice, non mi viene il nome ora, però secondo me era quello che esatto, Celia Reyes, era quella che riusciva un po' a, e poi anche lei era fragile, infatti c'è Morella che cita Laverne, che dopo ci tornerò su sicuramente, sì infatti ci stavo pensando che è stato un altro colpo al cuore, quello che non mi sarei mai aspettato. Tralasciando la nona, qual è secondo te la stagione migliore? La seconda, forse. Guarda, in realtà non mi rimane difficile dire una stagione migliore, ok? Perché secondo me sono tutte quante fatte dannatamente bene, quindi onestamente. Però se dovessi dare proprio una scelta personale, direi la seconda, perché la prima si chiude con un bel cliffhanger e la prima puntata della seconda stagione si apre con una canzone bellissima proprio basata su quel cliffhanger e che è una canzone originale, tra l'altro, creata apposta per la serie, e quindi, però onestamente poi Io proprio spazio con la mente, proprio salto da palinfrasca dalla stagione all'altra, ti vengono in mente scene, poi cioè, non ricordi neanche magari se appartengono a una o un'altra stagione, insomma, perché te ne vengono in mente così tante che, onestamente, per esempio, tu prima avevi citato le altre serie ambientate in ospedale, e Scrubs aveva preso in giro anche questo, perché sia per quanto riguarda Dottor House, che anche Dottor House che si chiama My House, dove c'è Cox. ma anche Grimm's Anatomy, c'è proprio una puntata dove nei pensieri di JD dice che ci sono anche, non mi ricordo precisamente cosa dice, però la sostanza è che ci sono anche
a altri medici che in cui si sentono le voci fuori campo, ripensando proprio a Grey's Anatomy. In questo appunto Scrubs ha fatto scuola. Poi una cosa fondamentale quando si parla di Scrubs, secondo me fondamentale per quanto riguarda Scrubs in Italia, è il doppiaggio, ok? Sì. Secondo me Scrubs in italiano rende 10 volte meglio che in lingua originale. Il doppiaggio di Scrubs è forse uno degli ultimi doppiaggi fatti non in colonna separata ma tutti quanti insieme al giro, e questo ovviamente migliora tantissimo la recitazione dei doppiatori, ok? E ogni volta che se ne parla con qualcuno di loro hanno sempre bellissimi ricordi di quel doppiaggio. Angelo Maggi, che è il doppiatore di Cox, che è anche il doppiatore di Tony Stark, sì, per esempio, e anche il doppiatore del commissario Winchester dei Simpson, ha sempre dei bellissimi ricordi, insomma, per quanto riguarda quel doppiaggio. Stavo sentendo proprio l'altra sera un'intervista. Quindi per tutti quelli fissati con la lingua originale, che devono guardare le cose in lingua originale, fatevi un favore, Scrubs guardate in italiano, che rende decisamente meglio che in lingua originale. Ma noi abbiamo dei doppiatori, secondo me, che sono tra i migliori al mondo, non posso negarlo. Allora, il discorso è questo, faccio una piccola parentesi, sì, poi non voglio togliere spazio all'argomento no principale. No, è tranquillo. Il discorso è, non è tanto la qualità dei doppiatori, perché è indubbio che in Italia ci sono doppiatori mostruosi. Il problema è l'adattamento. Sì, è vero. Il rapporto col cliente, quello che ti commissiona l'adattamento, che a volte ha delle specifiche che vanno contro la dimensione artistica, e i tempi di doppiaggio, perché molto spesso devono andare in scena il giorno dopo, in televisione il giorno dopo, e quindi hai poco tempo a disposizione per effettivamente fare tutta quanta la puntata. In questo caso invece c'è stato tutto il tempo necessario, si è lavorato nella massima libertà, e i risultati, quando una cosa viene fatta bene, si vedono. È vero. Non citiamo il doppiaggio spagnolo perché è un obbrobrioso. Comunque, tornando in tema, io come stagione migliore, io ho amato tantissimo la quarta. La quarta stagione, secondo me, è quella più emozionante, secondo me, e una citazione all'ottava. Intanto abbiamo Sean che quota quello che dice Matteo sul doppiaggio, poi abbiamo Luca, il mitico Bob Kelso 30 cm. Secondo me Scrubs non è meglio né originale né doppiato, è una serie che ha pregi e difetti in entrambi i lati, la trovo pari in entrambe le lingue, in italiano ad esempio trovo migliori Carl e Cox, in originale Kelso lo trovo inarrivabile. Oh, vedi, abbiamo un'opinione, abbiamo un utente nuovo in chat e io sono tanto felice. Dopo la stagione che abbiamo citato, qual è la stagione più che secondo te è migliore? Qual è il momento che ti ha fatto di più emozionare in Scrubs? Guarda, allora, fondamentalmente uno dei momenti più emozionanti lo citano tutti quanti, ok? Quindi sì, non c'è manco neanche bisogno di stare a sottolineare effettivamente la famosa puntata con la morte del fratello di Jordan, che, ma più che altro perché è proprio costruita bene, ma al netto dell'emozionalità, ok, è proprio costruita bene, cioè non te lo aspetti fino alla fine, ma qualche secondo prima che si scopre il colpo di scena lo capisci da solo, ok, è proprio costruita perfettamente. Quindi quello è sicuramente uno dei momenti più emozionanti, ma in realtà ce ne stanno tanti, ma proprio anche a livello di storyline. C'è tutta la storyline, quella in cui JD vuole riconquistare lei. Elliot, scusami, ci ho avuto un lapsus. Mitica Sarah Kalk. Esatto. Ci riesce e poi alla fine si accorge che non ci vuole stare insieme, perché era tutto quanto che lui desidera solamente quello che non può avere, ok?
E quella è una cosa forte, ok? Ma anche per esempio la morte del padre, Sì. ok? Perché il padre era John Ritter, John Ritter, attore compianto John. famoso, che è morto, Sì. ok? E ci hanno costruito una storia dietro, perché magari dove poteva riapparire se non fosse morto. Invece ci hanno proprio costruito tutta quanta la trama sopra. Ma poi anche il finale dell'ottava stagione, che cosa gli vuoi dire? Davvero ci sta poco da fare. Hai citato il padre e il fratello Il era fratello. Tom Cavanagh, quello che fa Harrison Wells in The Flash. Sì, esatto. Sì. Intanto Luca ci scrive: io vado alternativo per fedeltà al personaggio. La scena che mi ha colpito su quella emozione, che a livello recitativo è quella in cui Kelso scende il gradino e si lascia al peso del ruolo sulle spalle. Scena che è fin troppo snobbata, a mio parere. Meno triste e distruttiva, ma con profondità incredibile, una scena di pochissimi secondi. Hai No, ma è ragione, hai bellissimo, perfetto è ragione. bellissimo. Perfettamente ragione. Io non ti posso citare, non citare la morte di Laverne. La morte di Laverne è stata una mazzata che, a parte che non mi sarei mai, l'abbiamo citata prima, è stata una mazzata per me che, giuro, io se quando la riguardo, che rifaccio il rewatch ogni anno, io mi rifaccio il rewatch di Scrubs. Ed è sempre una mazzata, ma una Ma mazzata che non mi. io lì mi sono anche chiesto se fosse una cosa prevista o se non, perché succede davvero un così di punti in bianco, ok? Sì, non te Quindi, l'aspettavi. mentre guardavo la serie, ho pensato, non è che ci sono stati problemi produttivi, che l'attrice non ci voleva più stare, che l'hanno dovuto. Cioè, mi è rimasto questo dubbio, perché davvero è stata una cosa completamente improvvisa. E tra l'altro dopo lei tornava in un altro ruolo c'aveva quella siparietto comico che diceva la nuova Laverne, invece era un'altra infermiera Sì. ed era la stessa attrice, ed è secondo me Bill Lawrence in queste cose ha del genio che non è equiparabile ad altri, perché ho trovato una scelta a parte rischiosissima e coraggiosa, quella di far morire un personaggio perché era abbastanza amato Laverne. Sì, infatti. Intanto Luca ci dice: fu un'idea di cui si pentirono subito. Infatti, negli episodi successivi la fecero tornare con un'infermiera identica. Sì, non lo sapevo questo aneddoto, però io ho avuto nella scena della morte del personaggio di Laverne. Secondo me è stata devastante. Se mi ci penso, mi viene giù. Si parla sempre di eredità. C'è Sì. o c'è stata un'erede di Scrubs? No, è impossibile. Cioè, nel senso, ci sono state serie belle, però dipende anche da cosa si intende per eredità. Eredità dal punto di vista della tematica, ok? Quindi una serie ospedaliera che potesse raggiungere quei livelli, anche parlando di un genere diverso, quindi non una comedy, oppure una serie comedy che possa essere a quel livello. La serie comedy che può essere a quel livello, per esempio, io considero Community, ok? Che io ho visto tutta Qui quanta. abbiamo pareri un po' contrastanti. Sai che io Community non è nelle mie corde. Comunque, vai avanti. No, perché è una serie che è molto più di quello che sembra a una prima vista, capito? Cioè, è molto più profonda, ci sono messaggi molto più profondi di quello che sembrano, e c'è un'ottima contrapposizione tra momenti tristi e momenti allegri. Ok, quindi in quello, secondo me, è il giusto metro di paragone per poter dire un'eredità, però effettivamente no. 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 Infatti tu citavi Community, mi riallaccio alla domanda che volevo farti successivamente. Io dico, insieme a Community anche Brooklyn Nine-Nine, Sì. Sì, perché è ritenuta una delle migliori comedy mai realizzate, sei d'accordo? io ho visto una prima stagione, non ho visto tanto i Brooklyn Nine-Nine, ho visto una prima stagione,
Ma sono assolutamente d'accordo, cioè, quello è sicuramente una comedy di altissimo livello, come anche per esempio The Office, anche che magari è un genere completamente diverso rispetto a Brooklyn Nine-Nine, ma riesce a dare quel tipo di comicità intelligente. Esatto, infatti c'è Luca che ci sta dicendo come tematica e completezza, secondo me a quel livello non ci arriva niente. Community ci andò vicinissimo nelle prime 2-3 stagioni per poi crollare malissimo. A livello di... guarda, io ti dico, io già non ho amato la metà della prima, figuriamoci andare avanti. A livello di comicità, al momento ritengo Brooklyn Nine-Nine, vedi, è in sintonia Luca oggi con noi, la più vicina a Scraps, pur mancando veramente di scene toccanti. Nel calderone che ho appena citato, Community e Brooklyn Nine-Nine, come migliori serie, ti senti di metterne altre? Guarda, come ti dicevo prima, forse l'unica serie che ci posso mettere è la serie italiana, che è Boris, ok? Che è l'unica altra serie che mi ha dato la stessa sensazione di intelligenza, ok? Cioè di saper mettere dentro comicità e argomenti importanti e fonderli insieme. Soprattutto per noi in Italia, ok? Boris ci dà uno spaccato abbastanza preciso di come funziona la società italiana, esattamente come Scrubs lo dà per come funziona la società americana. Quindi secondo me l'unica serie che ho mai visto al livello di Scrubs è Boris. Io ti sono d'accordo con te, non ti posso che dar ragione. Faccio un'ultima domanda, questa un po' più toccante. Dopo questa tragica perdita, quella del compianto, sì, Sam Lloyd, secondo te, per un fan, poi chiedo anche a Luca perché ho visto che è veramente un fan, per un fan riguardare Scrubs lo farà con occhi diversi? Cioè riguarderà Scrubs con occhi diversi? Guarda, io ti dico, per quanto riguarda me, ok, quello è un attore, lui stava già male da parecchio tempo, sì, ok, quindi era nell'aria che sarebbe successo. Io già ero pronto che prima o poi sarebbe arrivata la notizia. Ovviamente ti colpisce lo stesso, insomma, anche se sei pronto, quello è ovvio. Però fondamentalmente tutti i rewatch che ho fatto successivamente, dopo che avevo saputo la notizia, ero già pronto, diciamo, alla sua dipartita. Quindi ma a me in generale tocca sempre quando allora lo schermo, la televisione, il cinema dona una immortalità, ok? Perché anche quando un attore muore, sullo schermo ci sarà sempre, così come il doppiaggio per quanto riguarda la voce ti dona comunque un'aura di immortalità. Anche se la persona fisicamente non c'è più, rimarrà per sempre, perché sullo schermo lo potrei vedere sempre. Quindi io in questi casi non mi sento mai triste quando vedo un personaggio interpretato da un attore che è morto. Anzi, cioè, mi dà ancora di più la sensazione di presenza, ok? Perché a questo punto quello che vedi sul schermo sarà sempre solo l'unica cosa che potrei vedere di lui, esatto. Non ne potrei mai vedere ancora. Quindi questo dona ancora più intensità, quindi non toglie ma aggiunge, secondo me. Intanto Seanma si ricollega un attimo alla domanda di prima. Io metto Mother, alterna comicità pure malinconia sostenuta. Sono d'accordo, però secondo me metto Mother alterna anche momenti epici a momenti veramente beceri, io te lo posso dire assolutamente. Poi Your Mother è una sitcom, non è una comedy, cioè più è un misto tra sitcom e comedy. Sì, Your Mother ha indubbiamente su qualità, anzi sicuramente sì, sicuramente la migliore sitcom dopo Friends fondamentalmente, però non è paragonabile, sono due cose diverse secondo me. Tanto Luca ci dice: riguardare Scraps era già diverso dalla notizia del cancro. A rivedere la scena del "ti ringrazio di tutto Ted, dico sul serio", già prima la sentivo molto più toccante e profonda, ora ancora più di prima. Eh sì.
Io concordo esattamente con le parole che avete detto. Avete detto tutto voi, quindi io direi che non aggiungo altro. Ok, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, ancora un paio di minuti, se no chiudiamo, perché direi che abbiamo esaurito anche io ho esaurito le mie domande. E se c'è qualcuno, se no chiudo. Arriva niente, va bene, niente, dai, siamo in chiusura. Ringrazio innanzitutto Matteo per essere venuto qui. Ma grazie a voi, anzi, assolutamente grazie a te e grazie a tutta quanta la chat che ci segue. Io spero che a un fan come Luca, che è qua, l'abbiamo visto attivo per la prima volta, gli sia piaciuta la puntata, gli sia se abbiamo visto che abbiamo omaggiato, cioè omaggiato, abbiamo analizzato un po' e la serie è così. Ringrazio il pubblico che ci ha seguito, il pubblico che ci seguirà. Il prossimo appuntamento con Nerville Show, tanto Alessandro dice Scraps toccante a livelli massimi. Il prossimo appuntamento con Nerville Show sarà domani alle 12. Parleremo di video on demand. Sono successo oppure no? Già adesso con questa storia di stanotte, che Amazon ha buttato il pre-order di New Mutants e poi dopo l'ha ritirato. C'è qualcosa che avremo da parlare. Tornerà a trovarci il buon Andrea Pio. Cioè, oggi ci sei tu, sai che domani c'è lui. Per forza. Questa puntata sarà ascoltabile tra pochissimo anche su Spotify e domani in replica su YouTube sul mio canale. Buon appetito anche ora a chi non ha pranzato e buona digestione a chi l'ha già fatto. Io vi ringrazio tanto per essere stati presenti e ci sentiamo domani. Ciao! Ciao a tutti.